Sarebbe stata una vittoria inutile ai fini della classifica, ma perdere contro una squadra retrocessa non è certo motivo di vanto. Il Monticelli chiude un girone di ritorno da brividi perdendo 3-2 al Del Duca contro il Giulianova, condannato da tempo. Ascolani costretti invece il prossimo 22 maggio a conquistare la permanenza in gara secca contro l'Isernia, match del quale alla squadra di Stallone basterà anche un pareggio per restare in B. Contro il Giulianova il Monticelli non offre una prestazione incoraggiante, anzi il tecnico Stallone punta sul 4-3-3 standard con la linea offensiva composta da Petrucci, Figliaggi e Margarita. Galli, uomo da 15 gol in campionato, scivola in panchina. Monticelli a tutta birra sin dal fischio iniziale, ci prova subito Matinata, poco dopo è il turno di Margarita, ma i giallorossi si salvano. Giulianova nell'area ascolana al quarto d'ora, inzuccata di Giampaolo, Di Nardo mette in corner. Il Giulianova prende coraggio, alla mezz'ora va vicino al vantaggio con una conclusione di giustezza di Pellecchia. Di Nardo è attento e para. Pochi secondi e la gara si sblocca, Rufo approfitta dell'incertezza della difesa ascolana e mette dentro la rete del vantaggio. La reazione del Monticelli è immediata. Figliaggi fissa il pari con un preciso colpo di testa su invito di Petrucci. La prima frazione si chiude con un gol per parte. A inizio ripresa Figliaggi si ripete e ribalta il risultato. Rapida ed efficace la zampata dell'attaccante dopo una respinta di Ursini sul tiro di Gesuè. Il Monticelli sembra in controllo e sfiora la terza rete con Margarita. Ursini si supera. Entra Bomber Galli, esce dopo la doppietta Figliaggi. La gara sembra indirizzata, ma una splendida punizione di Pellecchi al minuto 79 rimette tutto in equilibrio, 2-2. Le informazioni da Campobasso raccontano della sconfitta dell'Isernia. La notizia corre fino in campo e la tensione del Monticelli cala. Così, in pieno recupero, Giampaolo firma la vittoria esterna del Giulianova. Magra soddisfazione. Giallorossi in vacanza, aspettando i risvolti dell'operazione che potrebbe portare alla fusione con il San Nicolò. Il Monticelli avrà 2 settimane di tempo per preparare la gara dell'anno al Del Duca contro l'Isernia. In palio la permanenza in Serie D.